C'era una volta, nelle profondità dell'oceano, un giovane pesce di nome Fred. Fred era un pesce come tanti altri, ma con un piccolo problema. Aveva l'acne. Non una semplice acne da adolescente, ma un'acne che lo faceva sembrare come se avesse appena fatto un bagno in un campo di corallo infiammato. Fred era disperato. Aveva provato di tutto per sbarazzarsi di quei fastidiosi punti rossi, ma nulla sembrava funzionare. La sua mamma pesce, Gigli, aveva consigliato di usare una pomata miracolosa che avrebbe dovuto spalmare sulla sua pelle, ma c'era un piccolo inconveniente. La pomata non si attaccava sott'acqua. Così Fred si ritrovava a nuotare freneticamente verso la superficie ogni volta che voleva applicare la pomata, sperando che l'aria la tenesse in posizione abbastanza a lungo da farla agire. Ma ogni volta che tentava, la pomata si dissolveva rapidamente nell'acqua, lasciando Fred con la sua acne intatta e la sua frustrazione crescente. Un giorno, mentre nuotava in giro con il suo migliore amico, il gamberetto Gary, Fred si lamentò della sua sfortuna. «Non so cosa fare, Gary», sospirò Fred. «Questa maledetta acne non se ne va e la pomata non rimane sul mio viso abbastanza a lungo per fare effetto». Gary, con la sua saggezza da gamberetto, scosse le sue antenne pensierosamente. «Fred, hai mai pensato di chiedere aiuto agli abitanti del Reef? Potrebbero avere qualche soluzione che funzioni sott'acqua». Fred annuì entusiasta. «Hai ragione, Gary. Andrò subito a chiedere consiglio al vecchio granchio del Reef. Ha vissuto qui per secoli. Sicuramente avrà qualche idea brillante». Così Fred si diresse verso il rifugio del vecchio granchio. Il granchio, con le sue spesse e rugose chele, ascoltò pazientemente il problema di Fred. Dopo un momento di riflessione, il vecchio granchio sorrise saggiamente. «Fred, ho esattamente ciò di cui hai bisogno», disse il granchio. «Ho sentito parlare di un'erba speciale che cresce sul fondale dell'oceano. La sua linfa è particolarmente appiccicosa e aderente. Potrebbe essere proprio ciò che ti serve per far attaccare la pomata». Fred era eccitato. Senza perdere tempo, si immerse nelle profondità dell'oceano in cerca di questa misteriosa erba. Dopo un po' di ricerca, finalmente la trovò. Era una pianta bassa e verdognola, con foglie larghe e fitte. Con delicatezza, Fred strappò una foglia e la portò in superficie. Poi, con il cuore colmo di speranza, applicò la pomata sulla sua pelle, premendo la foglia contro di essa. Magia! La pomata finalmente si attaccò, rimanendo sul suo viso come se fosse incollata. Nei giorni successivi, Fred continuò ad applicare la pomata con l'aiuto dell'erba speciale e alla fine l'acne cominciò a diminuire. Il suo viso tornò limpido e splendente come quello di un pesce nuovo di zecca. Fred era così felice che invitò tutti gli abitanti dell'oceano a una grande festa sott'acqua per celebrare la sua vittoria sulla acne. E da quel giorno in poi, ogni volta che un pesce aveva problemi di pelle, sapeva esattamente a chi rivolgersi: al giovane pesce Fred, il campione dell'acne oceanica.